Marina Beccantini, 16 anni, siamo andate alla Risaia, a Villa Fontana e a Medicina. Abbiamo riso, si lavorava ma si stava da Dio. Una volta non si lavorava sempre, solo quando ti toccava il turno, mi facevano fare a tutte, un turno di 3 giorni e poi a casa cambiavano. Cominciavamo alle 8, mezzogiorno, poi dalle 2 alle 6. Zappavo. Roncavamo il frumento, tutti i braccianti, mio padre invece faceva, segava gli alberi, come dire, sgantè. La canapa, vrum, vrav, la fatica da matto, quella lì era la canapa molto argomento. Prima si tagliava, cioè, quando era già grande poi, che era già stata seminata, si tagliava col mo, e poi dopo si faceva la grisa. Prima si tagliava, cioè, quando era già grande poi, che era già stata seminata, si tagliava col mo. No, non si chiamava mucca. E poi dopo si faceva la grisa e poi dopo quando era secco, nell'ora, a 12 e mezzo, un'ora, andavamo a sbatterla così, clier, ucac, perciò proprio l'orario più brutto perché si era solo mangiato e poi dopo te sbatto, 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 tutte che venivano via le foglie, poi dopo si tirava, si facevano le manelle, poi dopo dalle manelle si andava a macero, si metteva. Ci faceva un postone, e ci faceva il postone, poi dopo con i sassi e via, tutto andava giù, stava giù 8-10 giorni, ma non mi ricordo i giorni bene, però stava giù, poi dopo tiravamo via, poi andavamo a tirarla su, dopo si stendeva in campagna, però mi piaceva perché prendevano un bottiglione di Marsala, si davano da bere, andavamo che eravamo. Il caporale ti diceva vai a fare quello, adesso andiamo a stenderla, andiamo a raccoglierla, andiamo a fare tutte quelle cose lì. Lavorare il grano era più caldo. Quando si mieteva col sago, non so bene come si dica la falce, prima mano, poi dopo hanno imparato, facevamo solo i di fuori e poi c'era un motore con una macchina. La faceva tutti i cuffi. La piaceva perché si era all'aperto, si parlava, si stava in compagnia, piaceva. Poi lei era come una famiglia. Abitavamo a Formigine, poi da Formigine avevo 4 anni che sono venuta a abitare a San Giovanni, a Tivoli di San Giovanni, contadina. Ho cominciato a lavorare da bambina, quando andavo a scuola, quando venivo a casa, che mio padre andava a prendere l'erba per dare da mangiare alle mucche, io davanti alla mucca che tiravo la mucca, attaccavo la mucca attaccata alla biroccia, andare a prendere il fieno, l'erba che segava mio padre da dare da mangiare alle mucche. Da bambino così, poi dopo piano piano ho cominciato ad andare ai lavori più pesanti. Si zappava, si seminava. Una volta non c'era la vigna come adesso, c'era tutta una fila d'alberi e l'uva era attaccata tutta sotto gli alberi, poi la tiravano con dei fili. Era tutta un'altra cosa, ci vendemmiamo con una scala, perché c'era anche in alto, ce n'era dalla bassa, ce n'era in alto, così. E si portava a casa il grano, si metteva nel fienile, loro non era mica come adesso che le vanno a mietere là, portavano prima il grano nel fienile, e poi dopo veniva la macchina a battere tutto il grano nel cortile. C'era il padrone sempre lì, con i sacchi, poi dopo si divideva tanto per tanto, non so, se toccava il 30 il contadino, il 70, non so cosa fosse. Ma noi eravamo contadini, eravamo sempre noi, la famiglia. Qualche volta si prendevano anche dagli operai. E poi quando segavano il fieno, dopo c'era da andare a girarlo perché si seccasse, e poi dopo raccogliere tutto il fieno, poi caricarlo sul carro, portarlo a casa, poi buttarlo nel fienile per l'inverno per dare da mangiare alle mucche. Bisognava fare come le formiche che d'estate raccolgono e di sera così. C'erano i tedeschi, venivano a prendere il fieno da dare da mangiare, che invece avevano dei cavalli anche loro, tutti per casa, questi tedeschi. Nei campi si faceva poco, perché arare non si poteva perché era pippo. Poi in campagna c'era il grano turco. Quando si raccoglieva prima si andavano a prendere via le cime da dare da mangiare le mucche, tutte le cime sopra del grano turco. Da quando erano ancora fresche da dare da mangiare le mucche,
e poi si raccoglieva il grano, poi si portava nel cortile, poi la notte, alla sera, si invitavano tutti gli amici da spannocchiare, da aprire, da prendervi la panocchia dentro. Alla sera si faceva festa, tutti gli amici, tutti i fidanzati, i filarini, tutti là sopra quei mucchi di panocchie, poi così si prendeva, si apriva la panocchia dalla foglia, poi si prendeva via la panocchia, poi dentro i panieroni. In agosto c'erano le barbabietole, si prendevano via con un rampone, non si era mica la macchina, con un rampone si cavavano così, e poi si tagliava, si pulivano dalla foglia e poi dopo si portavano tutto un lavoro, c'era un lavoro, poi venivano a caricarle, lì si buttavano sul camion. Dunque, dopo mi sono sposata che avevo 18 anni e credevo di andare a star bene, non essere più contadina, invece ho lavorato di più dopo sposata che contadina. Dopo andavo in campagna, ho lavorato fino a 32 anni in campagna. Andavo da un signore che andava a raccogliere e fare le barbabiette. Le barbabiette volevano scompagnate anche. Dopo seminate, erano fitte, volevano scompagnate, lasciarne uno così alla distanza, c'era una distanza. Prima si passava con la zappa, si toglieva via, si faceva la distanza si faceva. Poi dopo si andava a scompagnare, che ce ne eravamo un gruppo di barbabietole, ce ne lasciamo solo una. Dopo si andava a raccogliere la legna, si facevano tutti i fasci, si portava a casa, dopo si bruciava nel fuoco. Poi andavamo anche a fare la foglia degli alberi, negli olmi. C'erano le file degli olmi dove c'erano la vite. Faceva la foglia, una scala sopra l'albero, tutta la foglia dentro in un cesto, una sacca, da dare alle mucche. Il gnocco fritto facevo prima la pesta del pane, poi ci mettevo anche del grasso, che era duro. Poi facevo dei bei gnocchi con la padella sopra il fuoco, facevo i gnocchi fritti, erano buoni quelli lì. Poi nella stalla la domenica giocavamo tombola. C'era una signora che abitava, andavamo a chiamare. Vieni, andiamo a giocare a tombola. Allora, dai, tirare i numeri, tutti noi bambini che ci giocavamo a tombola. Quei soldini, C'erano le mucche. Io avevo addestrato da ragazzo, perché li portavo ad andare a seminare, tirare con le corde per seminare. La macchina girava avanti e indietro, noi tiravamo con quattro mucche per seminare, per tirare la macchina, non si andava in mezzo alla terra. E anche lì c'erano, ero un amante, io delle mucche, li amavo, li conoscevo tutti, per noi li rispondevano come persone. E li guidavo, e tante volte mio zio stava là, io facevo il mio giro, arrivavano in fondo, staccavano dalla macchina, staccavano, la corda cadeva, le mucche si fermavano e io tornavo indietro. E dall'altra parte c'erano degli altri quattro che tiravano dall'altra parte. Era una cosa per me. E quando andavano a arare dopo, ecco questo qui, a arare con due buoi, perché dopo si presero i buoi e le mucche. Avevamo, che mi chiamavano, perché si alzavano la notte, alla mattina, quando potevo qualche volta, mi chiamavano sempre mio zio, anche l'altro, mi chiamavano perché uno era rarate, uno gli dava le mucche. Ora, quello che erano i militari che venuto a casa, mi chiamava io perché sapevo che potevo guidare le mucche, ero un bambino, Io andavo, lo comandavo a voce, qua a fondo bellissimo, la stalla bellissima, però era un terreno, forte, non terra dolce, terra friabile, terra di valle, era terra forte, dura, come Ararare, era una terra dura. Il grano, l'erba mediche si seminava, tutto si seminava, la canapa, il grano turco, le bietole, e tutto. E poi del 53 hanno disdetto il fondo e abbiamo preso un fondo qui in mezzo al sacrificio, qui dietro al sacrificio, era la valle una volta. C'era un terreno che era friabile, era stupendo. Abbiamo stati 3 anni, solo che mio zio sparì. Mio fratello lo chiamarono i militari al canale di Suez, e rimasero, eravamo in 13 in famiglia. 3 cugine si sposarono, c'eravamo in 13 e si era calata parecchio. Ora il fondo era, dove andavamo, potevamo prendere la terra
dove eravamo erano 60, 70, 60 tornature, là ci dava anche più di 100 se potevamo lavorare, ma non si poteva. I piselli, c'era un melonaio, cioè quelli che danno il cucumero, e noi eravamo solo arrivati, ci consigliò di fare questo prodotto, i piselli. Dico, perché voi ci siete, cominciamo, mi ricordo, anche io lavoravo, io facevo potavo, mia zia che facevano i solchi con, nel terreno, che una volta ci voleva il piccone lì, facevano un solco da seminare i piselli. Ci insegnò come dovevano stare a distanza. Quando venne, ma quando ne avete fatto? Abbiamo fatto 4-5 cavere, in un moccio. Fu del 53 quando vennero tutta quella neve, non so se lei si ricorda, quelle oche, c'erano centinaia di oche in mezzo alla valle, ad noi, proprio delle oche, un centinaio c'erano. Ed era tutto coperto sotto la neve, le piselle. E la primavera vennero su, che era una meraviglia, li imbroccarono tutti. Solo che dopo era andare a raccogliere, e c'erano rimasti in pochi. Allora tutti i mercanti volevano i piselli e il melonaio, ma non lo raccogliete adesso, che non fa peso, dovete aspettare, perché non sapeva anche che prodotto fosse. Lui ci dava i consigli e noi rispettavamo quello che diceva. Dopo, mica solo Crevacore e San Giovanni, venivano anche dopo da Modena. Poi ho cominciato ad andare a lavorare in campagna, in cooperativa, Marcello Malpighi. E da lì è stato, io avevo già 17-18 anni, è stato del 57, ho smesso del 57 di lavorare anche lì. Ho lavorato 3 anni in campagna e andavo in cooperativa. In cooperativa si faceva come in campagna, era tutto poco. Poi quando eravamo nei mesi della metitrebbia, specialmente gli ultimi 2 anni, si andava fuori, perché ci avevamo preso un mucchio di terra anche fuori da dove eravamo, ne avevamo preso anche in cooperativa altri terreni, tanti, che anche lì prendevamo un mucchio di donne a lavorare. E poi dopo smettemmo di lavorare in campagna, che io dissi, che era in regola sempre, quando sono andati in pensione valevano come quelli dell'industria. Era sotto collocamento, d'inverno andavamo a fare i fossi, a fare i fiumi, il tucrificio, facciamo, non siamo mai, io ero sempre a lavorare, anche in inverno, con mio padre eravamo sempre a lavorare. E poi ho smesso, che ho detto no, io in campagna non ci lavoro più. Presi la patente, se mi dicevano andai a Bologna, prendi, vai a Bologna in macchina, non sapevo neanche andarci. Andai a dare l'esame e dopo cominciai a avere la patente. Ora guidavo quella del fattore, dove ero, ma lì ho smesso presto di lavorare e poi dopo ho cominciato a andare a lavorare a Bologna.